Andiamo a uccidere il terzo? Andiamo a uccidere il terzo. Sì, questa è la nuova postazione. Garba, eh. Allora, cosa vorranno oggi? Incredibilmente niente. Strano. Che il primo attacco sia anche l'ultimo. Allora, finirà per farsi male. Forse. Sapete, potevate fare. Vabbè, tanto di pugnali da lancio non. Pugnali a casaccio. Spesso non avrete una seconda opportunità. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Ma in realtà si parla dei pugnali da lancio, quindi è diverso. Allora. Ma mi dicono puoi fare pratica, ma. Non è questo. Ok. Perfetto, grazie. Vabbè, possono essere utili comunque. Capisco. Sì, ho parecchio da fare, grazie. Allora, dobbiamo andare ad Acri. Perché rimane l'ultimo. Farebbe meglio non creare problemi. Sembra che vada di fretta. Acri dimora. Ok, andiamo nella città più acre, più buia, più triste che ci possa essere. Se no non si chiamerebbe Acri. Ok, uccidetemi dopo quello che ho appena detto, però è vero. Siamo al distretto ricco che è enorme. Madonna, ragazzi. È enorme. Oggi il computer ha deciso di fare un po' le bizze, di andare un pochino a scatti. Questa cosa mi sta parecchio sul cazzo. Non dovresti essere qui. Ma io non ti cao. Io non ti considero minimamente, quindi non mi devi rompere i coglioni. Non puoi stare qui. Vacco. Ok, allora, uno è andato. 11 punti l'osservazione. Auguri, figli miei. Però almeno qua, e primo, non c'è nessuna attività disponibile. Aspettate, ma quello è un templare? Ma non devi piantare nell'albero, coglione! E così tu muori. Oh, sei su 60, ragazzi. Devo uccidere altri 10 volte quelli che ho già ucciso. Dai, venite su, oggi ho voglia di combattere. Voglia di far del male. Di farne, non di farmi. Forse non è chiaro. Scherzi col fuoco, ciccio. E poi è abbastanza ovvio che tu ti bruci. No? Ma perché non so. Ti potresti anche arrampicare, eh? Si arrampica, non fa. Non fa nulla. Ah, meno 4 arrampichi, ecco. Tanto sono più forte delle vostre pietre, io. Godo. Mi mettete alla prova e io rispondo così. Va bene, va bene, va bene. Beh, ce n'è uno qua, a questo punto ne approfitto. Porto a termine l'opera. Non era dove volevo andare, però. A volte ci si deve accontentare. Più che altro non posso scendere perché qua. Ok, fantastico. Ah no, in realtà sì, posso scendere, è un po' deviato, però. Si può comunque fare. Puoi stare qui. E chi cazzo lo dice che non posso stare lì? Anyway. Due su 11.
E qua cosa salta fuori? Salta fuori un salvataggio, soccorso e un borseggio. Beh, ci sta, ci sta. Credete di essere? Ops. No, no, non la signora. Oggi proprio, ragazzi, sono in vena di fare il diavolo a 4, anche a 5 se necessario. Chi è che osa disturbarmi? Lui. Eh sì, ma se ne aggiungono degli altri, però, ragazzi, così non va bene, eh. Su. Cioè, provato, brutto coglione. Vabbè, è bello. Scherzi col fuoco, ti bruci. A questo punto posso fare così, sparire e poi ricomparire, cioè, perfetto. Forza. Diavolo, è riuscito a scappare. Grazie, grazie. Troverò... Grazie, grazie. Di nulla. Di nulla. Ok, borseggio. È giunta la tua ora. Sì, vabbè, te proprio. Non riuscirai a sfuggire. Cioè, io ti sono franato addosso e tu vieni qua a uccidermi. Cioè, a uccidermi, a provare ad uccidermi. Sono oggi veramente va ammazzo tutti. Madonna, c'è proprio la vena guerra fondai oggi, forza, dai. Devi andare a uccidere l'altro. Niente, lascia e poi vado dall'altra parte. Forza. Boom. Cioè, ecco, bravo, scappa. Perché vedere tutti i tuoi amici morire non ti è bastato, vero? Il borseggio è dentro, quindi io credo che bisogna fare così, per forza. Vattene da qui. Dici? Io però faccio così. Ops. A mali estremi. Estremi rimedi. Sì, il borseggio è definitivamente dentro, per forza. Mi gira visuale, grazie. Dov'è il pagano che ha fatto questo? Qua è rognosa per il semplice motivo che... si è girato il coglione. Che motivo ha di fare? Dov'è il pagano che ha fatto questo? Uno. Ecco. M'ha visto. E però lo devi finire poi, bravo. Bomba. Ha morto così, perfetto. Ti lasciano andare e venire a piacimento. Credevo che la fortezza fosse chiusa a tutti. Sì, ma Guglielmo vuole che le riparazioni finiscano il prima possibile. Ha giocato a nostro vantaggio. Una copertura perfetta. Astuto. Comunque ho finito il rapporto e dovrei consegnarlo. Per una volta pare che le cose girino nel verso giusto e non per caso. Beh, la Bibbia dice aiutati che Dio t'aiuta. No, a dire il vero no.
Dai, chi è dei due che va derubato, forza? Anzi, la Bibbia dice l'esatto contrario. Molti passaggi invitano a essere pazienti e fedeli in attesa che il Signore decida se è il caso di aiutarci. Direi che abbiamo atteso abbastanza. Non posso che darti ragione. Molto bene, allora io vado. È lui. Toglietemi dai piedi! Scusa? No! Guardi, ci sono. Mi tocca riascoltare tutto da capo. No, come ha fatto a vedermi, ragazzi? Che c'è? Non ho fallito un borseggio da... Qualcuno voglia morire. Da 2000 anni ad ora. Non ho fallito un borseggio che sia uno. Ok, va bene, ce la combattere. Oh, com'è sta violenza? Bellissimo. È fuori di senno. Vuole uccidermi. Aiuto. Bene. Dove sei? Ricordo fa... Cosa c'è? Non ho fatto niente. Uccidete. Praticamente, ragazzi, è praticamente un uccidere e basta. Posso adesso? Madonna, io ti distruggo. Ti stai sul cazzo, guarda. Niente, non si può borseggiare oggi. Bene. Dove sei? Non si può borseggiare. Vietato borseggiare, c'è scritto proprio sulle porte della città. Vietato borseggiare. C'è manco alla metro A di Milano. Cioè, metro... o come cazzo si chiama. Forza, ciccio, dai. Dove sei? Godo. Al quarto tentativo. Il terrore. Il terrore, dove stiamo? Il terrore. L'avete sentito, no? Qua c'è una skin messa malissimo. E 130... Ah, la dimora, ok, non capivo, perché non ho messo il segnalino. Non mi tornava. Terzo punto. Sì, sto gioco, ragazzi, ogni tanto ha le idee poco chiare. Ma veramente. Anche qua nessun evento da vedere, cioè meglio così, meglio così. Mappa aggiornata, mappa aggiornata una sega perché c'è nulla. Il che, ripeto, va bene. Cosa sta scappando quello stalker? Santo cielo! Guarda quello di prima, quello. Oh. Donna, io ti... uccide i civili, cosa è la perdita di sincronia? Ecco. Allora non mi devi non toccare. Se no io poi reagisco male. E succede questo. Riccardo ci ha promesso un domani migliore. Una terra perfetta e un nuovo inizio. Un mondo diverso per far crescere i nostri pensieri.
Guglielmo del Monferrato ha visto il modo di por fine alle nostre pene. È lui che dobbiamo seguire. Lui che ci condurrà alla vittoria. Guglielmo del Monferrato ha visto il modo di por fine alle nostre pene. È lui. È Guglielmo del Monferrato che va ucciso. Vabbè, finalmente un nome che si possa capire. Siamo troppo teneri coi nemici. Con una mano li combattiamo e con l'altra cerchiamo un accordo. A chi giova questo? E con l'altra ci gattiamo la Wallera. Sa che cosa vuole davvero, ma Guglielmo lo sa. Se solo voleste ascoltare. Siamo troppo teneri. E sto cercando di capire da che parte salire. Tutto ordinariamente tranquillo, però. A chi giova questo? Oddio, ma non gira. Come non giri, zio? Guglielmo lo sa. Se solo voleste ascoltare. Guglielmo qui giri? Bravo, 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 godo. È lui che dobbiamo seguire. Lui che ci condurrà alla vittoria. E noi cosa abbiamo da mostrare? Skill suprema. Suprema. S-U-P-R-E-M-A. Suprema. Inchinatevi davanti a questa skill di parkour mia e di Altair. Tum, 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 tum. Bravo, dai. Ok, io credo che senza se, senza ma, questo sia il punto più alto della città di Acri per forza. Madonna, ragazzi, ma manca una torre di Galata in Revelations, è così alta. Two thousand years later. Ma che cazzo sta? Madonna, se morivo bestemmiavo tutto il calendario. Ok, oltre alla bandina c'è anche il punto di ok. Questo altro che il punto più alto. In paradiso mi ha portato. Però questa città è enorme. Ok, dov'è il carro di fieno? Qua. Minchia, ragazzi, ma pare di aver scalato Notre Dame in Unity, ragazzi. Anzi, peggio, più alto qua. Madonna, che roba. Quello lì deve essere fuori di senno. Che stolto. Salviami, che pure verrà. Mia famiglia è malata. Che cosa? Ops. Intanto tu muori. Due. Fuori un altro blindato. Forza. Aggiungetevene di più, dato che ci siete. Sei. Cinque non bastavano. Cioè all'inizio erano quattro, adesso sono in sei. E ne ho ammazzati due. Perché il terzo non l'ha voluto ammazzare, giustamente. Dai. Bello, questa è bellissima. Questa è proprio, cioè, divina. Come schivata. Se l'abbia Dio, mi avete salvato. Saprà del vostro sacrificio. 2 su 9. In realtà sono anche pochi. Sono anche pochi. Cioè, più punti di sincronizzazione che soccorsi. Va bene così. Bontà divina, che è accaduto qui? Ne mancano 7, quindi. Vabbè, dai, ragazzi, affrontabilissimo. Super affrontabilissimo. Tombe e vedove e orfani. Riccardo ci ha promesso un domani migliore. Una terra perfetta e un nuovo inizio. Ma ci ha dato soltanto morte. Ce la fa botte. Non lasciate che vi mandino al massacro per i capricci e i voleri di un re titubante. Dobbiamo affidarci a uomini con una maggiore convinzione. Uomini come Guglielmo del Monferrato. Poi lo potevo fare anche prima, ma non avevo il punto di sincronizzazione. Vieni qua con le mani. Oh,
Ok, non dobbiamo prendere botte. Praticamente tra un pugno e l'altro c'è da andare a darle al bersaglio. Troppo facile. Oddio, non farmi ridere. Per me puoi continuare quanto vuoi. Uccidere chi ha occhi chiusi. Il monaco l'ha proprio cercato. Adesso, che non sanno combattere, io dovrei avere paura di te. Ops. No, vicino alle guardie no, vicino alle guardie no, perché poi se colgo loro è finita. Ucciderti a occhi chiusi, avere paura di te. Ah, troppo facile. Oddio, non farmi ridere. Ma io non voglio voi, io voglio lui. Dovrei forse avere paura di te. Ragazzi, come prendi? Non è il denaro che cerco, ma informazioni. Non so nulla. Conoscete Guglielmo? Come posso vederlo? È impossibile. Si incontra con il re. Il re quando se ne andrà? Oggi. Ma non ti servirà. Litigheranno e poi Guglielmo si metterà a redarguire i soldati, come sempre. Riccardo striglia Guglielmo e lui striglia i soldati. No, non ti riceverà. Ve l'ho già detto. Io devo vedere Guglielmo. Non ho detto che lui debba vedere me. Allora abbiamo finito. Non ancora, temo. C'è un'ultima cosa che voglio da voi. Che cosa? La vostra vita. Eccolo, Pesoli. Vai. Soccorso qui. Gli altri sono troppo fuori mano. Un'altra indagine portata a termine. È quella più stronza questa. Ma proprio di gran lunga quella più stronza. Cioè, si è arreso dopo un colpo dato da un suo collaboratore. Chiamatelo come volete. Cioè, avete capito come funziona sto gioco? Cambio di programma. Qua sarà una battaglia lunga, tosta e sanguinosa. Fuori. Bello così. Guardi da questa parte. Venite, venite. Che ce n'è anche per voi. Boom. Non hanno detto cosa volevano per me. Ho visto le tenebre nei loro occhi. Mi dispiace di non aver nulla da offrire in cambio del vostro sacrificio. Ma farò in modo che i miei fratelli sappiano che siete voi. Ok, 3 su 9. Adesso andiamo a fare anche il quarto, dato che ci siamo, perché noi eravamo diretti là. L'ho visto uccidere una persona! E se non stai zitto, ti uccido anche te, quindi. Mandare orde di guerrieri pagani alle nostre porte. Che ne dite di me? Farà male a qualcuno, ne sono certo. Maudit voleur! Bevego! Tu puoi ricrocciare la mano! Non posso più fare primo attacco. Primo, via. No, primo via un cazzo. Adesso primo via. Secondo, che era quello di prima. Che era il primo di prima. Another one bites the dust. Fuori, manca l'ultimo. Via. Immagino che dovrei ringraziare. Io dovrei ringraziare te o tu me? Anche se credo che sia stata a cavarmela da sola. Cosa?
Sei molto divertente, signora, sai? Cosa è successo? Qua ci sono le guardie. Oddio, ragazzi, qui. Qui. Esattamente qui. C'è un ricordo di Assassin's Creed 2, se non vado errato. Magari racconto una cazzata, eh. No, ma forse non è qui. Avremo modo di appurarlo più avanti. Era sulle mura. Sì, è qua. È qua. È esattamente qui. Torna indietro. Terribile. Avete tripe. Dovresti essere. Sì, ragazzi, è qui. Parti male. Sì, vado più veloce di te. Proprio di gran lunga più veloce di te vado. Oddio, ragazzi, sì, era esattamente qui che c'è una Assassin's Creed 2 prima di andare a Venezia, questo ricordo. Non puoi stare qui. Accidenti, è veloce. Ops. E qua combattiamo. Ops, giochi col fuoco. Anche tu. Cioè, ma i vostri amici non ne hanno già presa abbastanza? No. Evidentemente le volete prendere anche voi. E cioè, per me non è un problema, eh. Oh, però li devi contrattaccare, eh. Fatemi scappare di qui. Se no non riesco a contrattaccare. A parte che potevo nascondermi anche prima. Non devi andare lì. Non capisco perché non mi ha più fatto contrattaccare. Non lo capisco proprio. Ok, qua ricordo. E qua sarei capace di scavalcarlo solo perché ho giocato ad Assassin's Creed 2. Se no veramente non sarei capace di scavalcare sto punto. Che ci ho provato un casino di volte. Praticamente c'è da fare così. Ta. E lo rivedremo tra qualche mese quando giocheremo ad Assassin's Creed 2, non vi preoccupate. Cioè, io starei qua, in questo punto della mappa, una vita intera, ragazzi. Ci starei. Evoca troppi ricordi. No, aspetta, di qua. Di qua ce l'ha presa. E poi ovviamente quando giocheremo ad Assassin's Creed 2 vi dirò... ma vi ricordate quel punto lì che poi una volta si fece... Ecco, era esattamente questo. Solo che nel 2 questo punto è di sera. Che tipo fa un... cose sconce con Maria Torfe, che incontreremo più avanti. E dopo si butta giù e il ricordo finisce lì. Ok, ce ne possiamo andare. Qua cosa c'è? Un soccorso. Guarda, vado qui. Atterraggio sicuro. Indolore soprattutto. Alt! Non puoi procedere oltre. Non procederò oltre. Qualcuno mi aiuti, vi prego. Che cosa è?
Troppo facile. Boom! Eccoli gli altri. Eccoli, i protettori di Gesù Cristo in 6 sono venuti. Minchia. Cioè, ho capito che sono la fortezza, però c'è, cioè, anche abbiate un po' di pace verso di me, un po' di pietà. Non è morto. Eh sì, è vecchia sta tattica qui. Oh, due in un colpo. Ma come fa a non morire per questi colpi qui? Poi che, cioè, rimani l'ultimo, no? Anche te. Oddio, è vero, si poteva lanciare la gente contro le cose. Prova informatore. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Bello, col coso conficcato dentro. Sì, è giovane. State certo che non lo dimenticherò. C'è un assassino in libertà. Eruditi. Quindi qua sicuramente sarà il luogo in cui uccideremo Guglielmo del Monferrato. Sicuro. Ci gioco 10 euro proprio. In realtà sarebbero anche pochi 10 euro che ci gioco, perché sarà veramente così. Cioè, è intuibile veramente troppo. Perché gli eruditi sono o nel luogo dove devi uccidere, come diversivo, oppure nelle porte della città. O magari che ti portano ad un'altra indagine. Però la indagine più vicina è a 50 metri, quindi non... ciò non avrebbe veramente senso. Ma che onda, signore! Qui troverai di tutto, non c'è niente che io non abbia. Signore! Informatore, buonasera. Di nuovo qui, Altair. Sempre in cerca di una mano per fare il tuo sporco lavoro. Stavolta al Mualim non ha ordinato niente. È solo per il mio piacere che ti chiedo di trovare delle bandiere di Masyaf che ho nascosto nel distretto di Riccardo. Visto che a differenza di altri sono leale, ti riferirò che cosa dice la gente di Acri, una cosa importante. Ma cerca di fare più in fretta dell'ultima volta. Ok, allora. Da dove partiamo? Il nome di Dio, che sta facendo? Da dove partiamo davvero? Da qua. Il punto è trovarla prima. Strano individuo. Poi trovata la prima, fai tutto. Non l'ha preso! Bastardo! Sì, vabbè, però anche te, cioè. Ora io. Ok, tutto, però. Deve essere suonato. Deve essere suonato, sì, anche chi crea il gioco mi pare abbastanza suonato. Qualche spicciolo, mi chiedo solo qualche spicciolo. E siamo a metà. E un po' di tempo l'abbiamo. Non avanzo oltre perché non sto cercando te. No, che cazzo. Oh, sì, oh. Ma io mi chiedo perché. Perché devo perdere tempo dietro a ste boiate di sto gioco? Cioè, la trave è così semplice da cogliere. Saltando, c'è l'unica cosa che devi cogliere. No, va giù piuttosto. Ma bravo, mi costringi a rivedere l'opinione che ho di te. Meno male, erano bandierine. So di Guglielmo del Monferrato. Lui e Riccardo hanno avuto un diverbio prima che il re partisse per Giaffa. Da allora Guglielmo preferisce stare nella cittadella circondato dai suoi armati. Credi di avere la stoffa per colpirlo in un luogo tanto protetto? Staremo a vedere, ma ne dubito. Ma come ne dubito? Ma vai a cagare. Ok. Pronto? Non c'è più un palestra. Alle 9. Alle 9. Ho capito alle 8. No, perché? Va bene.
Niente, mi rispondi, io ho detto non è che sei addormentato. No, no. Niente, mi ero preoccupata per te. Amore. Va bene, ti lascio allora a suonare. Ci sente dopo. Ciao, baci. Ciao, amore. Ciao, ciao. Mi si è inscurito lo schermo dal nulla. Comunque, che c'è qui? Prova un formatore? Yes. Dovresti essere qui. Vattene prima di farti male. Tranquillo che non voglio te. Non cerco te, un ticao proprio. Salute e pace, fratello. Anche se pare che a me siano negate entrambe. Ben mi sta, immagino. Ho peccato di presunzione e adesso gli arcieri di Guglielmo mi danno la caccia. Me ne occuperei personalmente, ma a dire il vero non ne sono in grado. Ti andrebbe di cercarli e ucciderli. Potrei avere qualcosa di utile per te se dovessi accettare. Ma fai in modo che non ti vedano. Sappiate che Dio veglia. Un attimo. È la sua mano a guidare i nostri guerrieri alla vittoria. Prima ad Acri e presto a Giaffa. Un attimo modificando. Saraceni vengono sgominati. I colori. Li abbiamo cacciati da... dello schermo perché mi sei inscurito dal nulla. E non ci vedo più. Ok, allora. A implorare Saladino di salvarli. Non farlo mai più. Sono stato chiaro. Sì. Motivo di stare qui, sparisci. E gode del favore di Dio. È solo questione di tempo, amici, prima che tutta questa terra torni ad essere. Ok, uno. Hai un po' esagerato con la violenza, zio, eh? Da dove ti muovi? Anzi, per dove ti muovi? No, 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 no. No! No, sapevo. Credi di poter andare più veloce di me? Era una posizione veramente scomoda. Lo sapevo, era una posizione troppo scomoda lui. Mi avrebbe sorpreso, lo sapevo. Se i pugnali da lancero. Se i pugnali da lancio funzionassero, che con un colpo muore, sarebbe anche auspicabile che si possa usare questo metodo. Gli arcieri sono ancora vivi, Altair. Lo so. Lo so benissimo che sono ancora vivi. Egli ci punisce, mandando orde di guerrieri. Anche se non mi dispiacerebbe mandarli giù così. Potevate fare più attenzione. Misericordioso. E le nostre colpe possono essere perdonate. Non abbiamo che da chiedere. E quindi io vi dico. Vabbè, il primo è easy. Mostratevi dinanzi a lui e confessate i vostri peccati. Ok, ti muovi. Perfetto, perfetto. Così mi proprio... mi spalanchi la strada. Ma non mi può. Cioè, non mi può vedere così. Non mi va. Non è possibile. Non è possibile. Non esiste. Non è possibile. No. Terza volta, ragazzi. Che poi no, fossero disponibili assassini dal nascondiglio, come da Assassin's Creed 2 in poi, sarebbe tutto più semplice, no? Che fastidio queste missioni, ragazzi, che sarebbero anche carine, perché sono carine, però sono strutturate male, ma a livello di fisica del gioco, perché del resto sono missioni proprio
All'Assassin's Creed, guardate, il primo è veramente un coglione. Perché prima guardate qua come lo cogliete, cioè perfetto, potrei anche farlo ad occhi chiusi. Il secondo è lì, in mezzo a nulla. Devi provare sta soluzione qui. Oh, che devo fare? Oh, tanto qua c'è una bandierina golosa, me la piglio. Che palle. Un assassino. Zitto. Funzionato. Se era così il secondo, non oso immaginare il terzo come possa essere a questo punto. Ok, vi devo dire, forse il terzo è più abbordabile. No, vabbè, ma io mi sono... No, vabbè, ragazzi, non è... Non è normale. Non è normale una cosa così, raga. Non è normale, non... Non me la spiego, perché non è normale. Non è normale, raga, non è normale. Non è normale. Che io per una fottutissima indagine gli arcieri sono... mi debba spolmonare, incazzare, spaccare tutto per la fisica del gioco di merda. La prossima volta imparerà a stare più attento. E quindi io vi dico... Cioè, ok la difficoltà, perché la difficoltà ci può anche stare. E fa ancora più incazzare, perché il problema non è la missione. È la fisica, è l'intelligenza artificiale il problema. È quello che ti fa incazzare. E questa cosa, a mio parere, è assai assurda. Ti muovi di là? Non si muove, bravo. Non puoi stare. E adesso ma vi... Vabbè ragazzi, io non ho... Io non ho parole, io non ho parole. Io mi rifiuto, io mi rifiuto. Lo vedo. Non puoi scappare per sempre. Oh. Spaccato anche la tazza. Cioè, ma non è possibile. Non è possibile. Adesso facciamo anche la guerra. Perché adesso dobbiamo anche fare la guerra. Perché no? Perché no, non vi basta. Non vi basta cagarmi il cazzo con la fisica di da cani. No, mi dovete cagare il cazzo anche così. Gli arcieri sono ancora vivi, Altair. Quinta volta, ma vi sembra normale, ragazzi? No, non è normale. Cosa succede? Il primo è un coglione. Il primo è veramente un coglione. Perché primo ci potrei anche andare io a fare la guardia. No, vabbè, dai. Vabbè. Cioè, pare che tu lo faccia apposta. Siccome questa parte di video è già abbastanza lunga di sua, di suo, non ti basta. Non ti basta falesse già lunga di suo. No! Non ti basta. Ovviamente devo iniziare da capo, no? Non ti basta farla già lunga di suo, no! Ci devi mettere anche del tuo! Perché è giusto così, no? Ci devi mettere anche del tuo! No, è assurdo, assurdo! Assurdo, non ha... Non ha uguali, non ha... Non esiste! Cioè, sarà anche un gioco del 2007! Ma a me me ne frega un cazzo se è un gioco del 2007! Salute e pace, fratello! Anche se pare che a me siano... Ma no! Rifà tutto il discorso! No! Adesso gli arcieri di... No! Dire il vero, non mi sono... Cioè, che posso capire FIFA, la Weekend League? Call of Duty, GTA... Ma mi devo incazzare per Assassin's Creed 1! Vi rendete conto che mi sto incazzando? Per Assassin's Creed 1! 1! Neanche l'ultimo! 1!
per l'intelligenza artificiale di merda! Avete fatto l'edizione remaster su Steam? Correggetela, porca puttana, correggetela! Cioè, l'edizione remaster non l'ha fatta mio cugino, l'ha fatta la Ubisoft. Quella che ha creato sto gioco. Correggetele alcune cose, cazzo. Perché ve la paghiamo? Perché ve la paghiamo l'edizione remaster, non è che ce la regalate, noi ve la paghiamo. Ve la paghiamo. Pagare money. Assassino! Non fatelo scappare! Cioè, neanche il metodo che... Io non c'ho parole, cioè, neanche il metodo che ho usato all'inizio ha funzionato! Quando hai terminato i pugnali... vogliamo provare coi pugnali? Proviamo coi pugnali! Ma se io... Io ti giuro che se i pugnali non funzionano io mi incazzo più di quanto sono incazzato adesso. Vi giuro che se i pugnali non funzionano è grave se non funzionano i pugnali. Se non mi fa funzionare i pugnali sei in una brutta posizione. Perché non posso stare 40 minuti su un'indagine! Non ci posso stare! Non esiste! Non esiste! Salute e pace, fratello. Anche se pare che a me siano negate entrambe. Ben mi sta, immagino. Ho peccato di presunzione e adesso gli arcieri di Guglielmo mi danno la caccia. Me ne occuperei personalmente, ma a dire il vero non ne sono in grado. Ti andrebbe di cercarli e ucciderli. Potrei avere qualcosa di utile per te se dovessi accettare. Ma fai in modo che non... Cioè, per un indizio di merda, perché dobbiamo completare il gioco. Perché dobbiamo completare il gioco al 100%. E allora, no? Mi serve sta merda, perché è una merda sta missione, è una merda. Una merda di missione. E io lo sapevo quando ho visto che c'erano gli arcieri da abbattere. Ho detto, vai Ale, si sta a 2000 anni. Adesso ho preso i pugnali. Io adesso voglio vedere che cosa sei capace di fare con i pugnali, eh. Voglio proprio vedere. Mi hai dato il suggerimento dei pugnali? Bene, vediamo. Fatti valere. Tanto sto stronzo mica si sposta, no? No, 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 no! Qua sono stato coglione io. Devo usare la lama. Cioè, non gliene va bene una, eh. Non gliene va bene una. Non gliene va bene una. Vabbè, qua, sei un coglione, sei un coglione. Io, ragazzi, ci sto perdendo la pazienza con sto gioco. Ancora vivi, Altair. Torna da me quando li avrai sistemati. Forse quando li avrò sistemati, Donald. Forse. Se non disinstallo il gioco prima. Cioè, ragazzi, ma è normale. No, non è normale. Ve lo ripeto un'altra volta, che non è normale. Il primo se ne va così. Vabbè. Primo non l'abbiamo mai sbagliato. Tanto poi se fai bene il secondo c'è il terzo che ti caga il cazzo. E allora tanto vale, no? Ora è girato di là. Ora è girato di qua. Fa come l'orologio. Sto pompinaro di merda. Ora va lì. E dove si gira? Devo andare via. Se no mi becca, no? Tutto una merda così proprio, eh. Tutto una merda così. E si ricomincia. Sparito? Ma è Siri.
Io voglio sapere dov'è. Ma che, perché mi riproduce Biagio Antonacci? Non, vabbè. Cosa ci fai qui? No. Vabbè, no, sei clamoroso. Cioè, sei clamoroso, io non lo so. Va bene, io ragazzi mi sono rotto il cazzo. Io lo farò e quando avrò finito taglio il video, perché non ha senso. Non ha un cazzo di senso. Non esiste. Ci vediamo tra 10 anni forse. Gli arcieri sono ancora vivi, Altair. Torna da me quando li avrai sistemati. No, non capisco. Ma... Saldi nella fede. Non capite, sono povera. Sia lunga e molte siano le vostre pene. Sappiate che Dio veglia sulla sua mano. Non avanzare oltre. Che strano individuo. Gli arcieri sono ancora vivi, Altair. Torna da me quando li avrai sistemati. Ce lo chiedo solo qualche spiccio. A farsi del male. E quando succederà non andrò certo ad aiutarlo. Ci siamo allontanati. E così è. Ho fatto il secondo, vediamo. Dopo tipo 4 altre volte che sono stato rimbalzato al secondo. No, anche il gatto adesso no. Anche il gatto che rompe il cazzo ora no. Non me lo merito. Anche il gatto che rompe i coglioni adesso non me lo merito, per favore. Girati, forza, girati! Va, basta, abbi pietà di me, cazzo. Basta. Non ne posso più. Veramente, non ne... Cioè, mi hai rotto il cazzo, basta. 40 anni dietro a sta missione di merda. Cose da dirmi, togliti dal cazzo poi. Posso tornare a muovermi liberamente in città. Prendi questa mappa. Vi ho indicato dove sono appostati gli altri arcieri di Guglielmo. Ti sarà molto utile se dovessi penetrare nella sua fortezza. Fantastico, ora che so che dove sono gli arcieri non ci dormo la notte, guarda.
Era proprio di quello. Era proprio quello di cui avevo bisogno, sai? Madonna. Quanto bestemmierei tutto quanto, guardate. Quanto bestemmierei tutto quanto. Non è possibile. Madonna, andate a cagare, vai. Anche te, guarda. Anche te, vai. Vai a cagare. Vai a fanculo. Vieni, stai zitto. Da questa parte, è qui. Là, inseguitelo. Torna indietro. Che non vieni fuori a giocare? Perché se vengo fuori a giocare ti spappolo. Testa di minchia. Madonna, mi stanno tutti sul cazzo. Ora ho bisogno di un attimo per sbollire, Non vi preoccupate, perché adesso fino a che non uccido sto coglione sarà così. Devo sapere che ho fatto di male a sto gioco. Non temete, la paura e il dubbio sono armi. Ho cose più importanti da fare che dare la caccia a un pericolo. Badate alle loro menzogne, parole vendute. Vai, vanno ammazzati, perché se no poi non mi fa. No, va, no. No, io ti prego veramente. Cioè, questa è un'ingiustizia verso i miei confronti. Ah, guardate come mi tocca perdere tempo. Attaccare! Dio mio! E lo devi anche uccidere! Niente, non sa fare altro. Non sai che hai già perso? Vabbè, fate tutti così, dato che ci siete. Più che altro ci vedo. Poi? Ora che mi avete fatto perdere tempo, cosa ci avete guadagnato? Spiegatemelo. Lurido coglione. Cosa c'hai guadagnato adesso? Oh, godo. Non è morto. Non ammazzare, non contrattaccare. Madonna, Altair quanto mi sta sul cazzo. Grazie, ragazzi. Madonna, ragazzi, che sbocco di gioco. Vorrei solo che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Sì, io dici sempre la stessa frase. Che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Sarebbe meglio smetterla di comportarsi con lui in libertà. Vattene, rifolgo. Va bene. Cioè, avete capito con cosa abbiamo a che fare? E no. Non ho fatto niente. Ha saltato. Non ho fatto niente. È sceso. Vattene. Questo gioco è un non fare niente e subire continuo. Vattene da qui! Ma chi ti vuole? Chi ti ca? Chi? Madonna, ragazzi.
Cioè, il gioco che si fa più difficile man mano che vai avanti è anche giusto così. Ma un conto è il gioco più difficile, un conto è il gioco dove i tuoi personaggi non capiscono un cazzo. Sono due cose, tesoro mio, assai diverse. Ma molto diverse, Tu hai un problema. Ciao, grazie. Avete fatto un favore a far così. Sei mio. Li butto tutti giù. Guardate qua come cascano. Giù. Hai voluto la guerra? Adesso paghi le conseguenze, zio. Tutti giù siete finiti, tutti giù. Giustamente. 8 su 11. Finirà sto supplizio prima o poi, Finirà. Finirà. Giuro che finirà. Prova informatore che è qua. Chi è stato? Fatti vedere. Da questa parte. Altra gente rompe il cazzo, a te scappi, perfetto. Che è successo? Problema a meno. Prestami orecchio un istante, Altair. Guglielmo del Monferrato ha rimpiazzato molti dei mercanti onesti del distretto con gente fedele alla sua causa. Tenta di minare la fiducia in Re Riccardo. Distruggere le bancarelle. Uno sproposito per roba di scarsa qualità. Quei mercanti corrotti vanno tolti di mezzo. Trova le loro bancarelle e distruggile. Cos'è accaduto qui? 3 minuti, un pochino di meno, prossima volta. Mi chiedono solo qualche picciolo. La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? Ehi! Magari! Fuori una. Non la colta. Via. Bello, te che mi aspetti con la spara sgonata così? Sei veramente utile alla causa, complimenti. Mi fa solo risparmiare tempo. Dovrà staccarsi prima o poi. Non si stacca, non ti preoccupare. Vado qua e vivo un culo. Oh no, oh no, oh no, oh no. Nasconditi pure, prima o poi dovrai uscire. Infatti sono uscito e mai come hai visto, quindi oh. Le macchinazioni. Incredibilmente è andata tutto liscia, senza problemi, senza incazzature, anche se ne abbiamo già fatte parecchie. Ne manca. No, ne manca una. No, ragazzi. Ma dove sta andando? Ho bisogno di soldi. Va bene. Apri quei maledetti occhi. Dì addio alla tua vita. Non sono già tutti morti. Da questa parte non riuscirai a Oh, vediamo se adesso ce la facciamo. Com'è riuscito a sfuggirmi? Perché non è un coglione come te, evidentemente. Grazie dell'aiuto, Altair. Ciò che hai fatto oggi ti parrà poca cosa, non di meno è importante.
Questo pezzo di carta ti servirà quando dovrai affrontare Guglielmo. Un altro uomo del porto si è collegato a Guglielmo. Non ci ho capito una sega, però ok. Allontanati, se no ti ammazza anche a te. Ecco. Sparisci, Bifolco, prima che ci pensi io. L'accesso a quest'area è vietato. E chi lo dice? Nove su undici? Sì. Un'indagine sola. E soccorsi ancora di meno. No, forse un pochino di più, però. Comunque, ci siamo quasi. Ops, ho spaccato tutto. Insegno io a rubare. Vi prego, qualcuno di forza. Sarà per la sei mio. Guarda che amore. Guarda che amore. Bello. Godo. Se qua bianchi e rossi mi stanno sul cazzo, che non ne avete idea. Sì, vabbè, mettetemene di più dato che ci siete. Non ammazzo uno e arriva un altro, giusto. Equilibrata la cosa. E c'è uno anche là dietro, anzi due. Forza. È giunta la tua ora. Fate avanti allora. Al momento giusto, lo so. E al momento giusto, ancora poche mi avrebbero portato via. Vi debbo. Ma qui. Oh. Due soccorsi soli. Godo. E un'indagine. Pulito. Ma. Gratuitamente così, senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Vabbè, classico di questo gioco ormai. Non ci meravigliamo più di nulla. Ah! Vabbè, sti qua sono dei pipponi assurdi. Immagino che dovrei ringraziarvi, anche se credo che sarei riuscita a cavarmela da sola. Tuttavia, mi siete stato d'aiuto. Grazie. Cosa c'è? Quindi? Lo starter pack di sto gioco, uccidere persone. Chi può averlo fatto? Dai, ci siamo quasi. 2 ore è durata sta roba. Che sbocco. Assurdo. Facciamo così. Mancano 3 cose. Un'indagine, un punto di sincronizzazione e un soccorso. Partiamo dal soccorso. Così poi siamo a posto. Gente drogata e repressa.
che picchi a caso. Che poi se li picchi tu poi ti sincronizzano, no? Giustamente. Mi pare molto equa la cosa. Nessuno vuole aiutarmi. Sporco ladro. Aspetta. Le mani. Ladro. Problema. Ti insegno io a rubare. Pagherai con la vita. Qualcuno li prenda. Forse avere paura di te. Dai, l'ultimo soccorso voglio che vada bene. Stranamente non è scappato nessuno stavolta. Darò la traccia. No, la signora! Che coglione! Oggi la Oggi è. Fortuna mi arriva. Io solo so quali. Si è presa una sciabolata nella costola, però ok. In tempo, straniero, vedrò di informare mio marito del vostro coraggio. Grazie. Ok. La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? No. Ehi, vattene, pensa in aspetto familiare. Vattene di corpo. Non dovresti stare qui. Vattene. E andiamo qua perché tanto è l'ultima che manca. Ovviamente è prova informatore, no? Credo. No, appunto. Non so cosa sia. È ovvio. Ovvio. Saranno bersagli a giro per la città, sicuro. Non c'è stato lo spionaggio. Vediamo quanto mi devo. Boni. Quanto mi devo cazzare a sto giro, eh? Si può essere più attenta. Oddio, ti imploro, non uccidermi! Ah, sei tu, Altair? Mi sono. Che coglione! Gli uomini di Riccardo mi inseguono, due per l'esattezza! Stavo stringendo un accordo con loro quando mi sono accorto che era un tranello! Sono riuscito a fuggire! Ti spiacerebbe farmi da angelo vendicatore e tagliargli la testa prima che taglino la mia? In cambio, ti racconterò di che genere di accordo si trattava. Sì, no, furtivamente tutti i bersagli. Vabbè, sono due. Vediamo, ripeto, quanto mi devo incazzare, eh? Bravo, Jack. Sono con voi. Ecco, ci mancava anche il coglione. Uno. Come mai è così preoccupato? Dai, ne manca uno, ti prego. Pronto? Oh, Adriano, ciao bello Maurizio. Dimmi. Sì, che sei a casa? Sì. Perché è arrivato un pacco qui per te. Ok. Scusa, ma non gliela faccio proprio, sono stanco da morire. Tranquillo. No, l'ho portato giù. Vengo fuori dalla porta di casa. Perfetto, grazie mille. Niente, ciao, ciao. Bello, ciao. E l'altro lo capì dov'è. Ma che penso sia qua vicino. Ma oh, qualcuno lo spiega. Vi chiedo solo qualche spicciolo. Vi prego, avete del denaro? Devi dirmi qualcosa? Vattene, bifone. Oh, fatti tutti fuori. Meno male non mi hanno visto, meno male. Che sollievo sapere che sono salvo. Grazie, maestro. Altair non parla. Ho cercato di corrompere le guardie della cittadella perché lasciassero aperta la porta anche al suono dell'allarme, ma ti ho deluso.
Quindi l'unico modo per fuggire dalla cittadella di Riccardo sarà scalare le mura della fortezza. Ah, perdonami. Si è già fatto. Con le scale. Praticamente ci ha dato un problema invece che una soluzione. Ok. Quello finirà per investire qualcuno. Ok, adesso si può correre verso la dimora.